Amici carissimi, ben trovati per una nuova serie di trasmissioni, una nuova serie di impegni e soprattutto una nuova serie di ospitate. Infatti avremo in occasione delle nostre trasmissioni, delle nostre interviste, perché il programma porta il titolo L'intervista. Avremo nostri ospiti, uomini e donne che hanno dato e danno il loro contributo per la crescita culturale, per la crescita, civile e soprattutto per l'impegno sociale in questa nostra Manfredonia. Quest'oggi, abbiamo una ospite d'eccezione, anche perché è al suo ultimo giorno di lavoro, per cui per l'ultima volta credo quest'oggi ha timbrato, come si suol dire in questa occasione, ho obliterato il cartellino delle presenze. Abbiamo la dottoressa Maria Amalia Pastore, Buonasera. che è una professionista di Manfredonia, una professionista molto conosciuta, è ginecologa ed ostetrica e anche specialista in fisiopatologia della riproduzione. Quindi un insieme di impegno professionale, soprattutto di impegno di vita che contraddistingue questa particolare e importante nostra ospite. Ben trovata, dottoressa. La ringrazio per le sue parole. È vero che oggi è l'ultimo giorno del mio lavoro istituzionale e timbrare per l'ultima volta l'uscita alle 14, credo. Non ricordo neanche bene la data, ero così emozionata che non ricordo bene l'orario. È stato emozionante. Sono 38 anni abbondanti che io sono qui. Preceduti da altri 3 anni di studio e lavoro a Napoli, dove mi sono laureata e specializzata, e quindi ho raggiunto il massimo della contribuzione, anche perché ci sono state delle disavventure di salute nel mio percorso 6 anni fa, che mi hanno dato diritto a qualche abbuono, alla possibilità di andarmene prima. Quindi io vado in pensione prima del compimento del 67° anno di età, l'hanno chiamata pensione anticipata, su mia richiesta, ovviamente. Vogliamo ripercorrere un po' le tappe della sua attività Sì, professionale, sia a Manfredonia che anche in altre città, perché ha anticipato, ha svolto la Io sua mi sono attività. laureata a Napoli e specializzata a Napoli, entrambe le specializzazioni, e sono stata assunta qui a Manfredonia. Ho preso servizio il 9 febbraio del lontano 1981, quando arrivava a Manfredonia il primario, che all'epoca era il dottor Mele, e altri medici con cui poi nel giro di pochi mesi è stata costituita l'equipe del reparto e della divisione di ginecologia ed ostetricia, che ha preso il posto del piccolo servizio di ostetricia che la precedeva, e che ha iniziato a lavorare da subito a pieno regime, con grande soddisfazione, io credo, di tutta la popolazione di Manfredonia, per tutto il tempo che il reparto ha funzionato nella sua massima espressione, cioè col dottor Mele, il primo primario, e poi col dottor Piattelli, il secondo primario. Andato via il dottor Piattelli, la faccenda è coincisa con un calo della natalità che si è verificato in tutta Italia. Lei sa che siamo un paese ormai a crescita sotto zero, e con un calo anche dell'attenzione dei nostri dirigenti e dei nostri Quindi politici. lei lascia dopo Per 38 cui, anni. mi scusi, il reparto piano piano è andato, per una serie di motivazioni che non è il caso adesso di stare a ripercorrere, è andato decrescendo nella sua attività, e questo calo di attività, non come dire, dipendente dalla nostra volontà, è stato il pretesto per la chiusura di molti reparti di ginecologia in tutta l'Italia. E in Puglia in particolare, nel nostro reparto è stato uno dei primi che, con una volontà decisissima di chiusura, purtroppo ha subito questo destino, e basta. E per cui adesso a Manfredonia non ci sono più bambini Nati a nati Manfredonia. a Manfredonia. Beh, è un E questo è uno peccato. dei motivi per cui io vado via.
Quindi questo è un motivo per cui va via, ma negli ultimi anni dove ha svolto e come via, ha svolto la sua attività? Vado via perché è chiuso il reparto, poi è conciso, questa chiusura del reparto è concisa con un mio problema grave di salute, quindi con un'assenza per malattia di circa un anno dall'ospedale, sono tornata e il reparto non c'era più. C'era un piccolo servizio di ginecologia, a quel punto ho preferito spostarmi nei territori perché un desiderio che io ho sempre avuto e non sono riuscita a realizzare era di poter operare anche all'estero in territori disagiati, perché io ho viaggiato tantissimo, sono una persona che ama viaggiare e conosco le realtà di paesi africani e sudamericani o dell'estremo oriente in cui mi sarebbe piaciuto andare a prestare la mia attività, solo che un comando dalla nostra ASL non è mai stato mai possibile e le ferie sono talmente poche che usarle per fare attività di questo genere mi è stato impossibile. Adesso finalmente spero di poterlo fare. Ma sicuramente adesso poi parliamo anche di quello che vorrebbe fare, perché tra l'altro si tratta di qualcosa di molto bello e sono convinto che farà piacere a chi ascolta e soprattutto a quelli che potranno usufruire di questo servizio. Però vorrei tornare un po' su questa sua affermazione, un reparto che è stato eliminato a Manfredonia per ragioni politiche e per ragioni di programmazione, in realtà in risposta a esigenze realmente diminuite, perché purtroppo in Italia non si nasce più. E allora la logica era di accorpare l'esigenza di natalità in punti nascita più grandi in cui confluivano vari comuni del territorio per poter permettere un livello di assistenza maggiore, perché è ovvio che c'è tutta una necessità di un'equipe, di una realtà dell'ospedale che deve garantire la massima sicurezza della partoriente e del neonato, e quindi non è ingiusta la logica del legislatore che ha deciso di chiudere i punti nascita che non avevano un minimo di parti all'anno, che poi è cambiato nel tempo. No, ma mi interessa questo suo parere, quindi, perché è diciamo un po' diverso da quello che il Volgo, quantomeno a Manfredonia invece vi è una tendenza diversa a interpretare questa chiusura. Non mi metto in bocca cose che non volevo dire. Io dico che il reparto è stato chiuso perché c'è stato un momento storico voluto dal governo centrale che si riferiva a ragioni giustissime di garanzia della sicurezza della cosa in relazione al numero dei parti che il reparto riusciva a svolgere. Dico però che non è stato giusto che una città come Manfredonia, grande, venisse privata della possibilità di veder nascere i suoi figli, e che l'errore è stato fatto a monte, e forse anche noi medici non abbiamo, noi operatori sanitari non abbiamo avuto il polso preciso della situazione che è andata via via precipitando, perché avremmo potuto fare io per prima qualcosa di più. Secondo me andava fatto esattamente il contrario di quello che si è fatto, cioè andava potenziata la realtà del reparto di ostetricia ginecologia di Manfredonia, fornendo rinforzando la neonatologia, che sembrava carente, comunque i medici pediatri erano pochi e lavoravano in condizioni disagiate, fornendoci la possibilità di dare un parto indolore che una ministra a un certo punto ha introdotto come obbligatorio in Italia, no? Mentre gli anestesisti non ci sono. Cioè, se a noi invece di dire non fate abbastanza ci avessero detto questi sono i neonatologi, questi sono gli anestesisti, lavorate in condizioni di, cioè vi potenziamo anziché depotenziarci, probabilmente il reparto, perché tutti i bambini di Manfredonia che sono nati altrove probabilmente sarebbero nati da noi. Beh, io volevo sentirle dire non si sarebbe questo. Chiuso. Volevo sentirle io dire non lo questo. So che cosa, come dire, scatenerò con queste mie affermazioni, però il dolore di pensare a quanto lavoravamo bene e quanto il reparto purtroppo, nonostante questo, sia stato chiuso, è un dolore che è difficile dimenticare. Beh, io credo che già fra qualche giorno si entrerà nel pieno della campagna elettorale, visto che si vota
nella prossima primavera per il Consiglio regionale e per il Presidente della Regione Puglia. Io invece chiaramente abbiamo parlato all'inizio di questa rinnovata libertà e finalmente dal cartellino. Sono libera del cartellino. Non ne potevo più, però impensabile che io non lavori più, perché lavoro da quando avevo 24 anni. E quindi? E quindi che succede adesso? Quindi, mentre la mia attività privata negli ultimi anni si è svolta in regime di intramenia nei consultori, adesso lo studio riapre, e riapre con un taglio differente. Cioè io vorrei mettermi a disposizione di chi ha bisogno. Ho parlato anche con i parroci, con alcuni medici curanti, cioè io sono a disposizione delle persone disagiate. Che quindi un taglio sociale bisogno alla, della mia, della alla mia, sua attività. Del mio parere e della mia attività, lo farò molto volentieri. E poi potremmo risentirci per, non lo so se ci sarà bisogno di specificare, no, facciamo modi, il punto modi anche e su tempi questa... ecco, appunto, vediamo un attimo le cose come si sono avviate. A me non dispiacerebbe, e andare a lavorare per qualche periodo con delle associazioni care di... Beh, questo adesso lo potrà fare perché potrà viaggiare all'estero, potrà andare certamente fuori. C'è una collega napoletana con cui io mi sono specializzata, che lavora in Etiopia con una Ollus che è molto attiva, così come ci sono alcune, c'è un ex dipendente del nostro ospedale che è stata una strumentista della sala operatoria, che con una delle parrocchie di Manfredonia lavora nel Benin. E non mi dispiacerebbe per niente passare un po' di tempo in questi paesi. Beh, io credo che ci sono anche tante ONG che svolgono egregiamente questa attività, sì, io sì, immagino Medici, vediamo, Senza Frontiera, certo, oppure Emergency. Tutte queste organizzazioni che si dedicano al sociale e soprattutto alla cura di chi ha bisogno. Cura di chi ha bisogno, perché a Manfredonia c'è tanta gente che ha bisogno di cura, di assistenza, e che purtroppo non può permettersi le spese che debbono essere affrontate. Devo dire che il consultorio permetteva l'accesso libero delle pazienti, cioè non c'era bisogno neanche di una richiesta. E forse l'informazione anche che manca, cioè lì effettivamente le porte sono aperte a tutti, senza spese e senza disagi. Però mi risulta che c'è l'accesso viene frequentato diretto, poco. Però è poco frequentato, e questa è una perché? Cosa, non glielo so dire. Non glielo so dire anche perché, come lei ha detto, io sono abbastanza conosciuta, e cioè ho lavorato ben 5 anni, non sembra poco, però sono stata 5 anni nei consultori, e pensavo che dopo un periodo iniziale di rodaggio più o meno l'affluenza sarebbe aumentata. In realtà così non è. Non le so rispondere, non so dirle perché. Non sono l'unico medico che sta nei consultori, ci sono altri ginecologi validi. Si può dire alla gente che il consultorio funzionerebbe. Ma potrebbe essere mancanza di fiducia o mancanza di informazione. O di informazione. Quindi poca comunicazione, sì, per quel tipo penso di attività. Di sì. Penso che di è invece sì. Un servizio che viene messo, certo, a disposizione gratuitamente. Certo. Dottoressa, io credo che si sia in conclusione di questa breve intervista, però ci ripromettiamo di ascoltarla magari più ancora là, sentiamo un po' le cose come sono andate. Va bene, grazie ancora, grazie a lei per la sua presenza, e noi salutiamo coloro che hanno ascoltato questa pregevole intervista con la dottoressa Amalia Pastore, e diamo appuntamento alla prossima intervista. Buonasera. Buonasera.